Sei un patito di ferro, sai, ragazzo? Sì, è il mio preferito. E quello è in vendita. Sì, certo, è il primo fumetto di Ferrus l'Invincibile, i racconti dei morti viventi, edizione originale firmata dallo stesso Jay Starr. Oh, è una cosa davvero eccezionale. È come se avesse qualcosa di magico. Sì, lo so, ne sono molto orgoglioso, è l'unico al mondo nel suo genere. Nessuno ha mai posseduto una cosa così. Mi piacerebbe averla. Sì, lo immagino, uno dei capolavori di tutti i tempi. Sai, Ferrus è il primo fumetto che ho cominciato a collezionare. Davvero? E quanto costa? Il suo valore è praticamente inestimabile, non ha prezzo. Per averlo potrei uccidere. Tanti la pensano come te in questa città. Penso proprio che lo metterò all'asta, per $25,000. Senti, c'è un concorso. Chi risulta vincitore avrà fumetti gratis per un anno. Perché non ci provi? Anche quello là? Non sono mica pazzo. Puoi scegliere fra tutti gli altri titoli. Scrivi il tuo indirizzo e qual è il tuo eroe preferito. E perché? È quello l'unico che voglio. E allora compralo. Solo comprandolo hai la possibilità di averlo. Divertiti con quello che hai preso. E auguri per il concorso. Ehi, Ryan, come va? Ero preoccupato. Non ti eri fatto vivo questa settimana. Ho avuto molto da fare. Jack è partito per Singapore e ho dovuto fare tutto da solo. Cos'è arrivato questa settimana? Tutto da solo? Che cosa vuoi dire? Che quella tua socia ti crea dei problemi? No, no. Si dà da fare, cioè, lei ci prova. Insomma, lei è... Già. Tieni, qui c'è un po' di tutto. Roba vecchia, roba nuova, roba in prestito. C'è un nuovo Peerless qua in mezzo. Sì, eccolo qua. Sì, è questo. Sai, non mi costa proprio niente comprare questi fumetti. Prima li leggo e poi li rivendo al negozio. E mi sono utili. Infatti, mi sto facendo un'istruzione grazie a questi. Ormai potrei fare una tesi di laurea sul fumetto. Ehi, ti faccio vedere una cosa. Vieni qui. Scusa un momento, ragazzo. Da un'occhiata a questo, eh? Beh, che ne pensi? Non posso crederci. Marzo 1947. Prima edizione dei racconti dei morti viventi. La prima apparizione di Ferrus l'Invincibile. Lo sai che è il mio preferito. Perché pensi che te lo faccia vedere? L'ho trovata a un'asta giudiziaria, non avevano idea di che si trattasse. E la cosa non finisce qui, c'è una firma, da un'occhiata. Jay Starr è proprio autentica. Certo che lo è. Quanto vuoi per questo? Niente, lo venderò all'asta. Sai, quella importante che si farà da Briggs dopodomani. Vado a casa a vedere quanti soldi ci sono nel salvadanaio. Credi di averne tanti? Allora io ho sbagliato lavoro. Figurati, fai uno dei lavori più belli del mondo. Ci vediamo. Ehi! Cosa diavolo stai facendo? Maledetto teppista! Vattene subito da qui! Non toccarmi! Devo averlo, capisci? Ti stai mettendo in un mucchio di guai. Ah, sì? Sei tu che l'hai voluto. Ora chiamo la polizia.
Allora che cos'è? Riesci a capirlo? Dovrebbe essere un pezzo della sua armatura. È metallo. Almeno credo. Vorrei che Jack fosse qui. Porca miseria! Oh, come sei diventato volgare. Se fossi stata presente, tu non mi credi, vero? Andiamo, Ryan. Un personaggio dei fumetti che ti picchia. Era un tipo mascherato. Senti, so che sembra strano, ma ho visto bene, credimi. Non era uno mascherato, era Ferrus. Ho visto tante cose strane in questo mondo, ma non ho mai visto un fumetto che prende vita. Ma stai scherzando? È proprio questo che succede nella storia. Il fumetto di Ferrus è preciso. Un ragazzo che si appropria di questo libro magico, grazie al quale diventa un robot e mentre si trasforma, il libro viene assorbito dal suo corpo. E tu pensi che accada nella vita quello che accade nei fumetti? Abbiamo visto accadere cose molto più strane. Ah. Bene, allora vediamo se risulta qualcosa sull'inventario. Mickey, se fosse stato menzionato un fumetto in quell'inventario, sta tranquilla che l'avrei notato. Forse sì, forse no. Zio Lewis può non averlo messo sotto fumetti. O non si curava troppo di quella robaccia. Oh, scusami. Qui risulta qualcosa sotto riviste. Può essere quello. Ma chi l'avrebbe venduto? No, no, non ha nessuna importanza. Charlie diceva che l'aveva preso ad un'asta giudiziaria. Chi l'ha comprato dallo zio Lewis potrebbe essere morto. Comunque io ho visto il tipo che l'ha rubato nel negozio. Potrebbe essere interessante conoscere chi l'aveva venduto a zio Lewis. È un certo Jacob Stareski. Jacob? Stareski. Ma è lui! Lui chi? J-Star, capisci? J-Star è il nome che Jacob Stareski ha preso quando ha creato il suo Ferrus. Ferrus l'Invincibile è stato il più famoso fumetto mai scritto, anche di quelli nati prima del 47. È lui che ha dato inizio ai fumetti singoli, tascabili Peerless. E tu pensi che Jacob Stareski c'entri qualcosa? J-Star? No, non credo. È una strana storia, sai. Lui creò Ferrus e disegnò le sue storie per qualche anno. E poi scomparve completamente. Si dice che fosse morto in povertà, che fosse finito. È strano. Poteva fare milioni se avesse continuato. Però qui la data è piuttosto recente. C'è anche un indirizzo. Mickey, perché non vai al negozio di Charlie e vedi cosa puoi scoprire? Parla magari con gli agenti. Io voglio andare a controllare se questo è proprio J-Star. Quel J-Star. Ehi, c'è nessuno in casa? Ehi! Se ne vada. Siamo stufi di essere perseguitati dai giornalisti per il 40° anniversario. Non sono un giornalista, sono un amico, un ammiratore del signor Star. Comunque il signor Star non vuole vedere nessuno. Io voglio solo... Signora Forbes, chi è? Nessuno, è il solito venditore ambulante. Sono un amico, signore. Sì, insomma, un ammiratore. Io ho sempre stimato il suo lavoro, fin da quando si chiamava Jacob Stareski. Se è un ammiratore, lo lasci entrare, signora Forbes. Non tema, la signora Forbes è disarmata. Sono anni che si prende cura di me. È difficile trovare qualcuno che stia con un vecchio malandato. Un sopravvissuto come me. No, no, signor Star, non è vero. È vero, invece. Non devi farti gioco di un vecchio, ragazzo. Non mi pare vero di stare qui con J-Star. Sì. Questo nome però non è gradito a molte persone. Per me significa molto. È per lei che ho cominciato a disegnare. Senta, potrebbe farmi un autografo? Certo, con piacere, ragazzo. Se l'artrite mi permette ancora di scrivere.
Ma tu non avrai fatto tutta questa strada solo per avere un autografo. Questo è il premio come migliore autore di fumetti. Per il 1947, in occasione della pubblicazione dei racconti dei morti viventi, la prima apparizione di Ferrus l'Invincibile. Quel fumetto doveva essere il mio passaporto per la fama e la ricchezza. Ferrus doveva essere per me... Signor Starr, conosce qualcuno così ossessionato da Ferrus da uccidere per lui? Uccidere? Ah beh sì, a quei tempi almeno un paio di editori. Già, fino a quando le edizioni Pirlis lo hanno imbrogliato con Ferrus. Hanno guadagnato milioni alle sue spalle. Se avessi il potere signora solamente... Forbes, vada a fare il tè. Però ha ragione. Hanno rubato, hanno imbrogliato, raggirato per raggiungere il loro scopo. I vermi si trovano sempre dove si seppelliscono i cadaveri. Ricordatelo, ragazzo. Il materiale è rimasto a loro? Sì, all'infuori di pochissime vecchie copie che ho dovuto vendere. E di un paio di originali mai pubblicati perché censurati. Valgono molto per certe persone. Li tengo nascosti sotto in cantina. Sono un'assicurazione per i giorni peggiori. Non posso più nemmeno fare le scale per andarci. Ma forse è meglio così. Soffrirei a rivederli. Dovevano esserci scene piuttosto violente per essere stati censurati. Violente? Ferrus. Ferrus non era violento. Non era violento in confronto a certe cose che ho visto. Bombe che venivano giù dal cielo. Gente che bruciava urlando tra le fiamme. Questo è un mondo di miracoli crudeli. Niente mi può più sorprendere ormai. Io so una cosa che può sorprenderla. Sono un uomo vecchio, malato di cuore, ma curioso. Ferrus ha preso vita. Che stai dicendo, ragazzo? Lo so che sembra una cosa impossibile, ma una delle pubblicazioni originali è stregata e c'è qualcuno che la sta usando per trasformarsi in Ferrus. Ha ucciso un certo Charlie Evans giù in città ieri sera. Io lo conosco, questo Charlie Evans. Possiede un negozio di fumetti. Una delle migliori raccolte della città. Una volta nel suo negozio ci andavo spesso. È morto. Purtroppo sì. Ed è Ferrus che l'ha ucciso? Sì, l'ho visto io. Lo so che può sembrare folle, ma... Folle? So di che si tratta, ragazzo. Signora Forbes, mi porti la mia giacca.
L'ho spaventata. Mi dispiace molto. Non abbiamo ancora riaperto. Sì, lo capisco. È stata una cosa terribile. Le dispiacerebbe se mi sedessi un po'? Beh, veramente... Ma no, certo. Ha bisogno di qualcosa? Oh, no, io... Mi sento meglio, non si preoccupi. Senta, signor Di Matteo, a lei interessa Ferrus? Io posso darle qualcosa di incredibile. No, niente del genere. Io posso darle Ferrus vivo, in carne e ossa. Pronto? L'editore Di Matteo torna anche lui dal passato. Non dovresti lasciare la porta aperta, ragazzo. Può entrare chiunque. J-Star, per esempio. J-Star? Lei? E per quale ragione dovrei crederle? A chi hanno prescritto questa medicina? Oh mio Dio. La prego. Si sieda. Non posso credere che lei sia qui. Io sono un suo fan. Sembra che ne abbia parecchi in questi giorni. Ammiro Ferrus, è la mia vita. Anche la mia. Ecco perché sono qui. Tu hai qualcosa che voglio. Qualcosa che mi serve. Qualcosa che era già mio. E che tu mi hai rubato. È mio. Devi ridarmi quel fumetto. No. No. La prego, signor Star, non mi faccia fare quello che non voglio. Non minacciarmi, ragazzo. Ridammi quel fumetto. Non è suo. Lei non sa cosa ho fatto per averlo. Lo so, invece. Ma io non farò la fine di Charlie. Sì, so tutto, ragazzo. Lo so che l'hai ammazzato. E ho intenzione di andarlo a raccontare. Questo non potrà farlo, signor Star. Non glielo permetterò. C'è peggiore umiliazione che essere derisi dal proprio ideale. Che cosa avrebbe dovuto fare? Ringraziarti? Credevo che fra tanti artisti, almeno lui, J-Star, credesse nel soprannaturale. Perché? Perché creava quella storia. Questo non basta per credere che un personaggio di un fumetto si concretizzi e prenda vita. Però questo è accaduto. Ricordati che ero lì e l'ho visto. Lo sai, c'è una cosa che non riesco a capire. La struttura è molto esile, le storie sciocche. Non c'è neanche una minima parvenza di logica in questo Ferrus. Insomma, cos'ha di speciale? Sai, quando si è ragazzi il mondo sembra non avere senso. Si è troppo piccoli, troppo giovani. Si è trattati con sufficienza dai grandi. Quando vogliono ti mettono da parte. Ma poi ti capita tra le mani un fumetto dove ci sono degli eroi che non si lasciano mettere da parte. Loro possono fare qualunque cosa. Allora compri un fumetto, lo leggi e ti senti un eroe. Forse mi è sfuggito qualcosa. Voglio rileggermelo.
solida armatura d'acciaio, invulnerabile, forza sovrumana. Mio Dio, ti sei imbattuto in questo personaggio, deve essere stata dura. Finalmente l'ho trovato. Era proprio necessario venire qui. Quel ragazzo ha rubato il fumetto e può averlo usato per trasformarsi in Ferrus. E come ha fatto a morire se era Ferrus l'invincibile? Non lo so. Può accadere. Di Matteo è un nome che ti dice qualcosa? Di Matteo? Carmine Di Matteo, l'editore dei racconti dei morti viventi. Un personaggio importante. Beh, su questo foglio c'è scritto il suo nome. Divertimento, vita comoda, un posto di lavoro. Io non so che altro cercasse quel ragazzo, non è entrato nei particolari. E per quanto riguarda la tiratura di Ferrus, siamo arrivati alla bella cifra di 3 milioni di copie al mese. Comunque J-Star mi aveva J-Star, detto J-Star, che... l'hai visto? Immagino che ti abbia raccontato che mio padre lo aveva truffato acquistando i diritti di Ferrus, vero? Ma c'è un'altra versione di questa storia. Star cedette a mio padre i diritti di Ferrus nel 1948 per una cifra davvero considerevole, anche se la rapportiamo ai giorni d'oggi. E poi perse ogni cosa in una speculazione. Tipico per lui. Star non ha mai avuto il senso degli affari. E sapete cosa fece allora per vendicarsi? Fece morire il personaggio di Ferrus. Io sapevo che non poteva morire. Ma inventò qualcosa, adesso non mi ricordo. E fece uccidere l'invincibile Ferrus nella sua ultima avventura. È chiaro che noi non l'abbiamo pubblicato. Quelle tavole originali, le avete ancora? No, non so dove siano, ma non mi importa, abbiamo noi i diritti. E finché non le pubblicheremo, e posso assicurarvi che non lo faremo, Ferrus sarà sano e salvo per i suoi milioni di fans. Potrebbe metterle all'asta. Oh, sì, certo. Potrei venderle molto bene in qualsiasi momento. Almeno frutterebbero qualche dollaro. Bene, tante grazie. Di niente. Salve, Carmine. Chi sei? Jay. Vedo che ti sei sistemato molto bene. Ti vanno bene le cose. Ah. E a te? Non mi lamento. Avrei voluto scriverti due righe quando tua moglie... Non pensiamo a queste cose. Sono qui perché voglio qualcosa, Carmine. Sono qui per... Che? Cos'è quello? Dove l'hai preso? Ah, quello? L'ho comprato... Non l'hai comprato! Quello è mio! Era nella mia cantina! Io non l'ho mai venduto! Sta calmo, Jay. Non c'è bisogno di agitarsi. Lo vuoi, eh? E tu? L'hai rubato! Come mi hai rubato tutta la mia vita! Ma ora voglio indietro tutto quanto! Calmati, non agitarti. Ti può far male. Conosco un nuovo mezzo, Carmine, per punire chi ruba.
so, ma se ne sta andando. Polizia! Fermati! Fermo! Alza le mani! Alza le mani o sparo! È inutile sparare, non servirà a niente. Fuoco! Basta! Non è possibile. Seconda pattuglia. Ferrus, seconda è pattuglia. Indistruttibile. Ryan, lascia stare le tue storie fantastiche. Questa è realtà. Ora dobbiamo fare una cosa, ritrovare quel fumetto. Ormai lo abbiamo sistemato, avvertiamo la centrale. Andiamocene, prima che la polizia si accorga di noi. Ma è invincibile, non può essere morto. Allora, cosa sappiamo esattamente di questo Ferrus? Che è super forte? A prova di proiettile. Ah, sì, quello l'ho visto. E sappiamo anche che uccide la gente. Ma vuoi smetterla? Tanto non servirà a niente. Lo faccio per concentrarmi. Dobbiamo trovarlo. Lui è quel dannato fumetto. E quando l'abbiamo trovato, mi dici che facciamo? Hai visto quelle pallottole? Quanto l'hanno fermato? 30 secondi. Comunque, sarà sempre meglio che stare qui ad aspettare. Ci sarà qualcosa che possiamo fare? Certo che c'è, solo che devo pensarci. Dammi un paio di minuti. Non possiamo aspettare un paio di minuti. Non abbiamo più tempo. Quella cosa è là fuori e ammazza la gente. L'esperto sei tu, che cosa facciamo? Pensavo a quello che ha detto Carmine Di Matteo mentre eravamo nell'ufficio. Quando ha parlato del fumetto dove Ferrus viene ucciso? Ma non ci ha detto dov'è, noi questo non lo sappiamo. Andiamo a cercarlo casa per casa. C'è un modo più semplice. Quale? Se hai bisogno d'acqua, va al pozzo. Questo cos'è? Un indovinello? Andiamo alla fonte. Star. Ah. Ancora tu, che cosa vuoi? Mi dispiace disturbarla, ma devo vedere il signor Star. È tardi e sta per andare a letto. La prego, è molto importante. Gli ruberò soltanto pochissimo tempo. Non insistere, non se ne parla nemmeno. Chi è? È quel giovanotto che è venuto prima. Gli dica di andarsene, ora non posso vederlo. Ho visto Ferrus un'altra volta. Lo lasci entrare. Che cosa vuole? Possiamo parlare in privato? Adesso può andare, Nancy. Come vuole lei. Allora, cos'è quest'altra sciocchezza su Ferrus? Senta, io non so come dirglielo, ma oggi non Ferrus... Non esiste Ferrus! Ferrus è un frutto della mia immaginazione, lo capisci? L'ho creato io, da solo! L'ho visto stasera, un paio d'ore fa! Probabilmente era un pazzo che si era mascherato. No, non è vero, era proprio Ferrus. Se lei vedesse la potenza che ha... Non è un essere umano e neanche una maschera. Io sono sicuro che ci deve essere una spiegazione logica a tutta questa storia. Allora mi spieghi come ha fatto a non morire dopo aver ricevuto una scarica di pallottole dai poliziotti. Tu l'hai visto scappare? Ero nel vicolo, fuori dalla edizione Pirlis. L'ho visto quando è uscito. Aveva appena ucciso Carmine Di Matteo. Ucciso? Tu l'hai visto uccidere? L'hai detto alla polizia? Cosa racconto alla polizia? Che ho visto Ferrus? Io... Senta, lei deve aiutarmi. Nessun altro lo può fare. Che aiuto vuoi da me? Mi hanno detto che lei ha disegnato un fumetto dove si vede che Ferrus viene ucciso. È stato tanto tempo fa. Lei deve avere dei bozzetti, degli appunti dove si vede come moriva. È l'unico mezzo per fermare Ferrus. Se mai avevo qualcosa del genere, l'ho buttata via. È passato troppo tempo. Però forse se lo ricorda, l'ha inventato lei. Te l'ho già detto. Te l'ho detto, non posso ricordare, è passato troppo tempo. Adesso se vuoi scusarmi, si è fatto tardi. E io mi sento tremendamente stanco. Tutte queste chiacchiere su Ferrus, stupide oltre che noiose, sono estremamente irritanti.
È stato inutile, non ricorda più niente. Forse non vuole che qualcuno conosca il suo segreto, o se ne è davvero dimenticato. Potremmo fare un tentativo alla galleria d'aste, non si sa mai. Sarebbe stato meglio lasciare quel bozzetto dov'era, forse. Tu sei solo uno stupido vecchio. Cosa ne hai fatto? L'ho venduto, cosa volevi che ne facessi? Hai venduto le pagine inedite della puntata segreta di Ferus che io ho disegnato? E perché no? E a chi l'hai venduto? Che differenza fa? Ne hai ricavato una bella somma. Certo, ci puoi contare. Con quel tuo lavoro ci ho fatto un mucchio di soldi. Valeva una fortuna e tu lo lasciavi lì a riempirsi di polvere. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Credevi che fossi rimasta con te per tutto questo tempo perché ti amavo? Non sarai stato così illuso. No. No, no, non l'ho mai pensato. Dove vai? Me ne vado. Non devi andartene, se vuoi puoi restare. Ah sì? Dici sul serio? Non stai scherzando. Chi altri vorrebbe prendersi cura di un vecchio pazzo brontolone come me? Però mi piacerebbe sapere a chi hai venduto quei disegni. L'acquirente si chiama Ted Daly. Mi ha detto che li prendeva per rivenderli in un'asta. Spero che ci possa fare un buon guadagno. Star, io ti chiedo scusa. Avevo bisogno di soldi e li ho usati per noi. Mi raccomando, stai attento a metterlo nel posto giusto. Ah, mi dispiace, signori, ma l'asta comincia soltanto domani. Ah. E gli articoli sono tutti qui? No, no, alcuni lotti non ci sono ancora pervenuti. Noi ne cerchiamo uno in particolare. Quale sarebbe? Delle tavole inedite di J-Star, quelle dove Ferrus muore. Ah, sì. Sei un suo ammiratore? Sì. Non ci sono ancora arrivate. Le porteranno da un momento all'altro. Ma sono pubblicate sul catalogo? Sì, certamente. E credo che salirà di prezzo più di ogni altro lotto. Il fatto è che il proprietario non l'ha ancora portato e c'è chi aspetta l'ultimo minuto a portare le cose. Lei sa chi è il proprietario? Questa informazione è riservata. No, 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 appendilo più giù. Ted Haley. E se poi non ce lo farà vedere? Faremo leva sul suo lato romantico. Gli offriamo del denaro? Esatto. Ci sono cose nella vita su cui puoi sempre contare. Ryan, quella macchina laggiù, c'è qualcosa... Sarà qualcuno che ha avuto un guasto, che ti importa? Eppure mi sembra che ci sia qualcosa che non va.
Oh mio Dio! Ted, ehi! Guarda se c'è il fumetto che cerchiamo. No, non c'è nessun racconto dei morti viventi. Qualcuno è coperto di sangue, ma... Che cos'è? Sono... Vistar. Le sue pillole per il cuore. Mi sta bruciando. Già, ma se lo fa non sapremo mai come distruggere Ferrus. Chi è? Signor Starr, sono Mickey Foster. Sono un'amica di Ryan, è venuto qui prima. Vattene, ho da fare. Mi apra, signor Starr. Le devo mostrare qualcosa. Che cos'è? Allora, cosa volete? Lascia stare, è roba mia, non toccarla. È una mia creazione, me l'hanno rubata. E che cosa ne hanno ricavato? Niente, dammi retta, ragazzo, vattene, vattene. No, no, non toccarlo. Non toccarlo. Mi rompete nella mia casa e volete portarvi via la mia vendetta. Sono dei ladri, mi hanno rubato Ferrus, era mio. Così, ecco. Allora, ragazzo, come ci si sente a fare l'eroe? Ryan, mi dai il numero 17? È lì dentro. Solo per dargli un'occhiata. Sai, c'è il Festival del Fumetto alla Galleria d'Aste la prossima settimana. Per un po' non voglio sentir parlare di fumetti, ok?
Va bene, se è quello che vuoi. Vuoi startene un po' ferma? Senti, se può farti star meglio, sappi che mi dispiace. Già. Miki. Era in un fumetto e io l'ho ritagliato. Quando ero un bambino volevo essere come lui. Non volevo essere un eroe, volevo essere un artista. Copiavo tutti i suoi disegni. Ti ho mai fatto vedere i miei disegni? Cos'è questo, un invito? Vuoi venire a vedere la mia collezione di farfalle? No, io sono molto più sofisticato come gusti. Oh, certo! No, davvero, io non so cosa ci sia di bello in una collezione di farfalle. Se fosse il primo numero dell'Uomo Ragno, allora sì.